E quindi ogni giorno che passa pare essere sempre peggio, almeno stando a quelle che sono le parole. Settimana scorsa i giornali urlavano allo scandalo delle esercitazioni nucleari da parte della Russia. Questa settimana siamo partiti lunedì con le parole del segretario della NATO, che chiedeva il nulla osta per poter attaccare direttamente il territorio russo ai paesi della NATO, in modo, dice Stoltenberg, da poter dare strumenti all'Ucraina per potersi difendere attaccando il territorio russo, appunto. Ora, ieri, notizie di ieri, il Cremlino si legge che la NATO, secondo il Cremlino, sta segretamente facendo delle esercitazioni volte a preparare un potenziale attacco nucleare sul territorio russo. Il generale Vladimir Kulishov, primo vice direttore capo del servizio di frontiera di sicurezza federale russo, ha affermato che l'esercito russo avrebbe rilevato un aumento delle attività militari della NATO vicino alla Russia, che include nuove esercitazioni nucleari. Il generale ha rilasciato un'intervista a Novosti News dicendo: vicino al confine russo, testuali parole, le attività di ricognizione della NATO stanno aumentando, sta crescendo l'intensità dell'addestramento operativo al combattimento delle truppe dell'alleanza, durante il quale si aprono scenari per condurre operazioni di combattimento contro la Federazione Russa, compreso il lancio di attacchi nucleari sul nostro territorio. Kulishov ha poi aggiunto: la situazione richiede l'adozione di misure adeguate per proteggere e rendere sicuri i nostri confini. Oggi, alle affermazioni di ieri, a questi fatti che sono stati riportati ieri, Lavrov risponde, sempre Russia: l'attuazione da parte degli americani dei piani di dispiegamento di missili terrestri, l'attuazione, ripeto, dei piani americani di dispiegamento di missili terrestri a medio-corto raggio, non rimarrà senza la nostra reazione. Non escludiamo ulteriori passi nel campo della deterrenza nucleare. Questo è quanto. Questa è la situazione. Dopotutto, aggiunge Lavrov, i missili avanzati americani saranno in grado di colpire i posti di comando e le posizioni delle nostre forze nucleari. Le decisioni su questo tema sono di competenza del presidente Putin della Federazione Russa. Stamattina, di nuovo, Stoltenberg ha ribadito che l'Ucraina, se si deve difendere, deve intercettare da dove partono gli attacchi russi, e quindi i paesi della NATO devono, ha ribadito, dare il nulla osta affinché l'Ucraina possa attaccare il territorio russo nelle basi da dove partono questi attacchi. Questo comporta colpire, dice Stoltenberg, militari, obiettivi militari legittimi in Russia. In sostanza, signori, si sta concretizzando quello che all'interno di questo canale abbiamo ribadito negli ultimi 2 anni, e cioè che l'obiettivo, passo dopo passo, racconto dopo racconto, narrazione dopo narrazione, sarebbe stato alla lunga quello di arrivare a colpire il territorio russo. Poi qui dobbiamo ricollegarlo all'ultima analisi che abbiamo fatto all'interno di questo video, ma non sto a ripetermi rispetto al fatto che la Russia non starà a guardare, ovviamente. A tal proposito, chiosa la NATO, Stoltenberg, dicendo che sa benissimo, no? Che saranno cazzi amari. E a tal proposito risponde: in una guerra non ci sono decisioni che non comportino rischi. Quindi il rischio c'è, no? Di una risposta nucleare, una risposta fuori misura da parte della, o nelle, non lo so, fate voi, da parte della Russia, ma il rischio più grande di tutti sarebbe che Vladimir Putin prevalga. Questa è la situazione in cui ci troviamo realmente e di cui in molti ignorano le conseguenze. Ci vediamo alla prossima.